Non avrei mai pensato 10 anni fa, quando il dottor Volpe mi chiamò e mi affidò questo incarico, di trovarmi oggi in una situazione in cui la casa di cura risplende. Mi sono trovato con problemi importanti di un fabbricato che scontava il tempo, essendo assorta oltre 60 anni fa, e quindi con tutti i segni di vecchiaia che portava. Già investimenti importanti sono stati fatti dopo 2 o 3 anni, ma certamente l'impulso degli ultimi 4 anni è stato determinante per portare la struttura al livello in cui oggi è e soprattutto quello che sarà nei prossimi anni. Questa è la storia vera, breve, di due amici, amicizia trentennale, Nicola Greco e il sottoscritto, che erano alla ricerca vana a Roma di coronare il loro sogno di una struttura privata di assistenza. Quello che cercavamo a Roma l'abbiamo trovato a Padova, in una situazione ideale e per la struttura e per la persona trovata. Una telefonata al mattino che fece a Nicola: Habemus Papes. La vera sfida è stata gestire la ristrutturazione nel rispetto dei pazienti. Tutto ciò è stato possibile grazie allo spirito di collaborazione dimostrato dalle maestranze e dal nostro staff, che hanno lavorato in condizioni molto difficili. Ho visto con grande orgoglio e soddisfazione concretizzarsi questo progetto in soli 3 anni. Oggi sento di aver dato un contributo importante alla riorganizzazione della casa di cura, ripagando la fiducia che mi era stata data, e questa per me è la soddisfazione più grande. Gli importanti investimenti realizzati in Villa Maria in questi ultimi 3 anni, non solo nel campo delle tecnologie, ma soprattutto in risorse umane con l'acquisizione di professionisti competenti e appassionati, garantiscono ogni giorno ai nostri pazienti la qualità e la sicurezza delle cure necessarie. È bello sapere che dopo un ricovero importante in reparti ospedalieri, le persone possono trovare percorsi riabilitativi e una continuità di cura presso una struttura con professionalità e tecnologia all'avanguardia. Questa struttura è Villa Maria, ma è ancora più entusiasmante pensare che siamo solo all'inizio di un percorso di crescita. Questo stimola me e il mio gruppo di lavoro ad impegnarci a fare sempre meglio.
Siamo intervenuti sull'edificio di Villa Maria con l'obiettivo di integrare le nuove tecnologie con la funzionalità e il design. Abbiamo curato ogni dettaglio, abbinando i materiali tecnici, la luminosità del vetro e il calore del legno, perché un ambiente piacevole fa sentire bene gli operatori e soprattutto i pazienti. L'intervento su Villa Maria è solo l'inizio di un entusiasmante e ambizioso progetto che vedrà nascere dall'area ex Bozzola una avveniristica struttura architettonica. Questa sarà unita alla struttura esistente attraverso collegamenti aerei, una soluzione eccellente di continuità tra passato, presente e futuro. Abbiamo sempre voluto progettare e costruire strutture altamente tecnologiche e con un'attenzione particolare all'estetica. Questo per far sentire il paziente al centro della nostra attenzione. Nonostante i tempi difficili, il nostro gruppo continua ad investire per tenere alto il livello della sanità veneta e per creare occupazione e benessere sul territorio. Nei prossimi anni la sanità veneta cambierà molto. E penso che gli imprenditori debbano creare dei soggetti più grandi per competere con i grossi gruppi stranieri che entreranno in Italia o che sono già entrati questi anni.